Vabbè, che lo spettacolo fosse al centro, il Lyric l'abbiamo sempre saputo, ma il filo d'unione, il filo rosso che tiene insieme tutti gli spettacoli. Sì, tanto ti ringrazio per il centro, insomma. Sì, abbiamo giocato semplicemente su uno slogan e su un simbolo che è un bersaglio, appunto, mettendo al centro, il centro come termine ambivalente, un centro nostro, un centro per noi che programmiamo, che ci occupiamo di teatro, e un centro appunto del teatro per lo spettatore, che ci auguriamo che sia un centro della vita. Detto questo, niente, il Lyric si connota come sempre per le nostre scelte artistiche, la nostra direzione artistica, che è quella appunto del musical, la commedia musicale, la danza, il teatro comico. Quest'anno abbiamo grandi spettacoli, grandi titoli dal punto di vista di musical, e ne cito alcuni: Flashdance, prodotto da Stage Entertainment, We Will Rock You, musical assolutamente longevo a Londra, al Dominion, sono ormai credo 25 anni che si è in scena. Un musical nuovo al quale teniamo molto, dedicato a Pino Daniele, che sia appunto musicanti, che prevede una storia appunto supportata dalle musiche di Pino Daniele, la cosa buona è seguite da tutti i musicisti che hanno collaborato a lungo con Pino Daniele, tra cui Mel Collins, tra cui insomma tutti i musicisti che hanno appunto collaborato con Pino Daniele. Altri musical: Divina Commedia, un rifacimento, una ripresa diciamo del musical di Monsignor Frissina, debuttato ormai 10-11 anni fa, ripreso l'anno scorso, rivisto, riaggiustato in qualche modo con Antonella Giolillo, per poi passare ancora al musical Serenotieri, un ritorno di Serenotieri con una commedia musicale, torna appunto alla commedia con una bella compagnia. E chiudiamo in maggio con quello che a mio avviso ritengo sia lo spettacolo di punta della stagione, perlomeno a livello di musical, che è School of Rock, per la prima volta prodotto in Italia, prodotto dal Teatro Sistina con la regia di Massimo Piparo, da un film culto, delizioso, molto molto bello, insomma, noi tutti quanti abbiamo scommesso, io dico noi, uso un termine per chi mi accomuna ad altri teatri italiani, insomma, sulla riuscita di questo spettacolo. La cosa che mi fa piacere dire è che è uno spettacolo che farà solamente 4-5 città oltre Roma, tra cui insomma siamo noi, e questo ci riempie sicuramente d'orgoglio. La commedia sarà brevissimo, apriamo la stagione con una commedia belle ripiene, con un quartetto di grandi attrici. La particolarità di questo spettacolo appunto che è una narrazione di quattro donne che si raccontano in cucina. La particolarità è cucinando realmente, si cucina realmente sul palco del teatro, e a fine spettacolo si offre quello che le nostre quattro attrici hanno cucinato. Adesso non sappiamo, sappiamo che sono molto brave come attrici, ma come chef non sappiamo esattamente quello che succederà. Comunque la commedia prevede anche Figlie di Eva, con Andrea Ozzi, a Belvedere, una ragazza cucinotta, molte donne quest'anno nella commedia, nostra ospite, lei l'arena con Parenti Serpenti. Ed ancora altre commedie. Per la danza abbiamo due appuntamenti importanti, uno con Cataclò, che per noi è un ritorno. Mi piace sottolineare Cataclò, circa 18 anni fa, iniziarono la loro avventura danza da noi, quando ancora Giulia era la compagna di Andrea Zorzi. Per cui allestirono da noi, insomma, con qualche difficoltà, mi ricordo il primo spettacolo di Cataclò, e adesso è una bellissima realtà internazionale. Altro lavoro interessante è un debutto di quest'anno, appunto tratto da The Lamb, il concept album di Genesis, verrà coreografato dal RBR Dance Company con la regia le coreografie di Cristiano Fagioli, appunto tutto il concept album suonato dal vivo. Cioè, perciò tutta la parte musicale è seguita dal vivo, come saranno molti di quest'anno da noi esempi di musica appunto dal vivo. Il teatro comico, brevemente, con un ritorno di Teresa Mannino, il duo Lille Greg, Giovanni Vernia, e appunto quest'anno riprendiamo il discorso del teatro sociale, teatro legalità, ospitando uno spettacolo appunto sulla figura di Peppino Impastato, con cui faremo dei mattini anche per le scuole, che è Dietro i tuoi passi, appunto la storia di Peppino Impastato.
Da quest'anno inizia anche una collaborazione con l'orchestra e il coro della città di Assisi, con padre Giuseppe Magrino, con il quale abbiamo pensato in occasione dei 150 anni della morte di Rossini, un 3 concerti dedicati appunto alla figura di Gioachino Rossini, e poi ecco a tante altre cose che andremo avanti scoprendo piano piano. Quanti spettacoli sono? Sono 20, 25 spettacoli all'incirca, che però insomma diventeranno qualcuno in più, perché proprio stiamo in questi giorni verificando altre possibilità. Purtroppo, anche come nel nostro caso, presentiamo una stagione abbastanza tardi, anche le produzioni sono molto spesso in ritardo e abbiamo ancora un paio di situazioni che dobbiamo ancora definire proprio con le produzioni per capire come saranno. E nel 2019 probabilmente abbiamo in intenzione di riprendere quello che è un po' anche la parte produttiva del teatro, e abbiamo in cantiere due spettacoli che stiamo vedendo in questo momento, stiamo ragionando sui soggetti e sulla scrittura appunto di spettacoli, e vediamo se nel 2019 perlomeno con uno riusciamo a debuttare.